Ecco, poi il capitolo così conclude con un altro paragrafo che si intitola Le maschere false face, false facce. Gli irochesi dell'area dei Grandi Laghi dell'Est facevano una grande varietà di maschere. Le più famose sono le maschere fatte con l'involucro del mais dell'Ask Face Society e le maschere di legno intagliate della False Face Society, che erano usate dagli irochesi nei riti curativi. Queste rappresentavano diversi tipi di esseri mitologici che comparivano nei sogni, che, come dicono gli irochesi, vivevano qualche tempo nelle lontane regioni rocciose, al margine della terra, o vagavano nelle foreste. La maggior parte di queste maschere, che sono nutrite di tabacco per tenere vivo il loro spirito, e il tabacco avevamo visto la funzione tipica del tabacco in uno dei primi video, sono dipinte di rosso e di nero. Esse hanno occhi profondi che sono messi in risalto da placche di metallo e hanno nasi ricurvi dalle larghe narici. Le fronti arcuate sono profondamente corrugate, qualche volta divise sopra il naso da una piega longitudinale. La bocca ha forme molto varie, cambia di espressione a seconda dello stato d'animo, funzione e località. Qualche volta è corrugata come se fischiettasse, qualche volta è corrugata con lingua stilizzata e labbra al cucchiaio, che possono essere a forma di imbuto per imitare il gesto di soffiare la cenere nei riti per curare i malati. La bocca può mostrare i denti o avere una lingua sporgente. Altre maschere hanno labbra larghe, dritte e distese, che possono anche venire deformate a un angolo accompagnando la deformazione del naso. O tutti e due gli angoli delle labbra possono girare in giù in una distorsione che produce un effetto da spavento. Una serie di rughe generalmente aumenta l'aspetto spaventoso, le ossa degli zigomi, solo qualche volta messe in risalto. Un mento prominente, comune ad alcune maschere, è usato spesso come manico da chi le porta per tenerle meglio sul volto. Le facce sono incorniciate da lunghi capelli, generalmente tagliati da code di cavalli bianchi o neri, che cadono alle due parti della maschera, da un punto centrale del capo. Prima che gli europei introducessero i cavalli tra gli indiani, i capelli venivano fatti con trecce di grano turco con i peli della criniera del bufalo.